forse l'identità è proprio un po' quello, no? È una continua negoziazione tra, appunto, tra quello che tu credi di essere o quello che vorresti diventare, ma anche su come ti guardano gli altri, perché in alcune occasioni tu puoi essere semplicemente quello che gli altri ti permettono di essere, e quindi appunto è sempre un po' questa negoziazione, quindi alla fine forse non bisogna neanche troppo chiedersi chi sono, chi devo essere, chi devo, ma essere e basta.